Nelle scorse settimane, leggendo i vostri vari commenti, ho visto più volte una particolare attenzione o comunque delle domande circa le foto alle mie spalle. Foto alle mie spalle che vedete qui dietro, che appunto sono di fotografia notturna, in questo caso diciamo riguardante stelle o comunque, ecco, di qua la Via Lattea, cose del genere. E molti di voi appunto mi chiedevano come è possibile ottenere questo tipo di foto, cosa bisogna avere, cosa bisogna fare, dove bisogna andare, come bisogna attrezzarsi. Bene, ho deciso di fare per voi questo tutorial dedicato alla fotografia notturna, diciamo come inizia, come mettiamola così, basilare, perché la fotografia notturna è qualcosa di molto esteso, è un genere fotografico veramente molto particolare. Infatti la fotografia notturna include degli altri vari generi più specifici, più tecnici, più dettagliati, come ad esempio l'astrofotografia, gli star trails, eccetera eccetera, cose molto più tecniche di cui non vi parlerò oggi. Ho sempre voluto, come dire, fare astrofotografia, ma la mia sicuramente non è così bella o così definita da poter essere definita in questo modo. Ecco, mettiamola così, scusate la ripetizione definita, ma era più o meno obbligatoria. In ogni caso, perché l'astrofotografia è quel genere fotografico che, come dire, non comprende soltanto, almeno secondo me, una passione per la fotografia notturna e una conoscenza molto avanzata per la fotografia notturna, ma include anche una conoscenza molto tecnica degli astri, delle stelle, della Via Lattea, delle cose eccetera eccetera, dei pianeti, affinché sia possibile comunque fare questo genere di fotografia, appunto l'astrofotografia. Però se il vostro interesse non è quello di fotografare Capitan Marvel o Asgard, allora sicuramente vi basterà questo tutorial dedicato appunto alla parte basilare della fotografia notturna. Ma partiamo dalla base. Perché fotografia notturna? Cosa vuol dire fotografia notturna? Questo è proprio, come vi dicevo, un tutorial basilare e di conseguenza vi dirò quali sono i mezzi, le tecniche, dei consigli per ottenere foto come quelle alle mie spalle o come quelle che vi metterò in sovraimpressione, eccetera eccetera. Però questo non è sicuramente il momento di commentare con "beh, io faccio fotografia notturna con la Huawei P30 o chi per esso", perché non funziona così. Sebbene io spesso vi dica che non è il mezzo a far la foto, quindi non è la fotocamera a far la foto, ma è il fotografo, beh, questo è uno di quei casi in cui l'attrezzatura fa la differenza, e se non avete la giusta attrezzatura non è che non possiate ottenere degli scatti di fotografia notturna, ma sarà sicuramente molto più difficile rispetto ad altri che hanno l'attrezzatura giusta. Quindi vi descriverò anche quello che serve nel dettaglio. Ma cosa si può fotografare di notte? Beh, praticamente tutto. A mio avviso la notte regala un'atmosfera particolare alle location, come direbbe qualcuno nei programmi di cucina, e di base proprio questo è il punto. Tutto assume un fascino diverso, una luce diversa, ma fondamentalmente la fotografia notturna si chiama così perché non c'è luce come di giorno, ce n'è molta meno, quindi avete scoperto l'acqua calda in questo momento. C'è meno luce, serve un impegno maggiore, uno sforzo maggiore da parte del sensore, serve incanalare più luce all'interno della fotocamera, catturarne di più, e questo è proprio il motivo che potrebbe portarvi a sbagliare oppure a fare grandi cose, perché ci sono delle location particolari per fare fotografia notturna, e soprattutto la fotografia notturna non è solo foto alle stelle. Potete fare fotografia notturna anche in città. Ci sono delle foto meravigliose di tantissime città internazionali e non solo, e anche in Italia ci sono delle foto meravigliose di notte, ma ci sono dei limiti, nel senso che non potrete fotografare la Via Lattea in città, a meno che non abbiate un account su 500px e possiate vedere come certi fotomontaggi vi mostrano la Via Lattea dietro al Colosseo. Questo non si può fare, ma non perché la vostra fotocamera o la vostra tecnica non ce la faccia, non ce la possa fare, ma perché non si può fare. La Via Lattea non si vedrà mai in maniera nitida e perfetta sopra il Colosseo, sopra il Duomo di Milano o comunque sopra una città, perché la città ha inquinamento ambientale luminoso, o comunque inquinamento luminoso, molto banalmente chiamatelo così. E l'inquinamento luminoso è proprio quello generato dalle luci, dai lampioni, da tutto quello che può generare appunto la luce, dalle macchine che passano, dagli aeroporti, eccetera eccetera eccetera. Quindi in città potete fare fotografia notturna, dovete concentrarvi su quello che c'è in quel caso in città, pertanto non potrete utilizzare le stesse regole tecniche della fotografia notturna, ad esempio alle stelle o alla Via Lattea, che offre tutt'altro tipo di tecnica.
perché in città si può usare, si possono usare degli ISO non troppo alti, sarebbe meglio non esagerare e non chiudere così tanto il diaframma, non esporre così tanto, perché comunque se fate entrare troppa luce la foto diventerà bianca, mentre di notte a livello di stelle è tutto l'opposto. Più aprite il diaframma, più alzate gli ISO, più esponete correttamente, più riuscirete a catturare luce nel buio totale e di conseguenza avere il vostro scatto delle stelle. E da qui, diciamo, come dire, parte il primo consiglio: se volete fotografare le stelle, la Via Lattea e così via, dovrete fisicamente spostarvi dalla città, a meno che non viviate già in montagna o così via, e avvicinarvi sempre di più a quello che è un ambiente, come dire, pulito, senza troppa luce, senza troppo inquinamento luminoso, senza fastidi particolari. E il punto, il consiglio che posso darvi è: cercate degli osservatori astronomici, perché di solito, o meglio teoricamente, gli osservatori si trovano proprio in quelle zone particolarmente buie che permettono ai ricercatori che lavorano dentro gli osservatori tutta notte di vedere nitidamente il cielo senza troppi disturbi e poter così cercare, scoprire nuovi pianeti, aspettare Thanos e robe del genere. E di conseguenza, quello che posso dirvi come accortezza, se vi recate presso o comunque nei paraggi di un osservatorio astronomico per fare fotografia notturna, è sicuramente quello di non utilizzare assolutamente delle luci classiche, dei flash, del telefono, cose del genere, perché in questo modo disturberete assolutamente tantissimo l'attività preziosa dei ricercatori. Pertanto consigliabile, come i ricercatori stessi dicono, di utilizzare quelle classiche luci, quelle che si attaccano, diciamo, alla fronte, però rosse, che appunto sono in vendita tranquillamente su Amazon e vari Decathlon e così via, rosse perché non disturbano e soprattutto, se possibile, anche puntate verso il basso con la minor luminosità o potenza disponibile. Questo vi permette di camminare, quindi non inciampare o non uccidervi in montagna, vedere quello che state facendo senza però dar fastidio al lavoro dell'osservatorio o dei ricercatori, perché qualsiasi fonte luminosa aggiuntiva può appunto disturbare. Quindi mi raccomando, ragazzi, rispettate innanzitutto il lavoro dei ricercatori, il prezioso lavoro dei ricercatori, quando andate a fare foto alle stelle. Quindi, quali sono i trucchi per ottenere una buona foto delle stelle di notte? Ovviamente di giorno non si vedono. Beh, sicuramente è quello di averlo tanto aperto, ma apertissimo, proprio molto aperto, per far entrare tutto. Ovviamente sto parlando del diaframma e della luce che deve entrare comunque nel sensore anche attraverso il diaframma. Quindi, qualora abbiate un obiettivo molto luminoso con una buona apertura, quindi f2.8, cose del genere, allora sicuramente otterrete risultati migliori. Con questo non sto dicendo che non sia possibile fare foto notturne alle stelle con un'ottica f4, ma sicuramente farete molta più fatica di chi ha un'ottica ovviamente più luminosa. Di conseguenza dovete alzare di più gli ISO, gestire meglio i tempi, insomma diventa completamente diverso rispetto appunto ad avere un'ottica classica. È motivo per cui molti acquistano delle ottiche anche fisse dedicate esclusivamente a questo tipo di fotografia, ovviamente paesaggistica, quindi grandangolari, ma ve ne parlo comunque tra poco. Ci sono molte teorie sulla fotografia notturna alle stelle. Moltissimi dicono: beh, basta tenere gli ISO bassissimi ed esporre per 240 ore e ti verrà una foto perfetta. No, assolutamente no, questa è una regola sbagliata, ho avuto modo di testarla proprio su me stesso, perché i miei primissimi esperimenti di fotografia notturna mi hanno fatto capire cosa sbagliavo. Cioè, io magari tenevo aperto, facevo delle esposizioni anche da 15 minuti che non servono a niente, perché tanto uno star trails non lo ottenete, e vi spiegherò cos'è in un altro video, perché non è sufficiente come tempo. Una foto normale non la ottenete perché non è così che si fa. Quello che può succedere è che però danneggiate il sensore perché lo surriscaldate troppo sotto questo punto di vista, e questo ovviamente dipende da che fotocamera avete. Ci sono anche fotocamere che possono non danneggiarsi, ma se avete una fotocamera non troppo professionale potreste danneggiare il sensore con un'esposizione del genere. Quindi sicuramente la cosa importante è ISO relativamente medio-alti, valori tra i 1600 e i 3200 circa. Così come anche, vi dicevo prima, un diaframma aperto, perfetto un f2.8, ovviamente meglio se è ancora più aperto. I tempi di esposizione sono variabili, e questo è un concetto che approfondirò
verso la fine del video, variabili comunque tra i 20 e i 30 secondi, linea di massima, e di più non è necessario, perché vi dimostrerò, come vedete alle mie spalle, che sono sufficienti per ottenere questo tipo di scatto. Ma vorrei svelarvi i miei trucchi per la fotografia notturna, che non sono propriamente miei, non c'è il copyright, ma sono dettati, o comunque li ho presi dalla mia esperienza in merito, oltre a vari consigli all'epoca di professionisti che mi hanno aiutato nel percorso fotografico. Beh, sicuramente la prima regola è non usare l'autofocus. È un no categorico, perché fondamentalmente l'autofocus è quello che potrebbe crearvi dei problemi. Non è facile, infatti, per le fotocamere mettere a fuoco con un livello tale di buio e di conseguenza potrebbe sballarvi la foto. Il mio consiglio, ovviamente, fuoco manuale, sempre messa a fuoco su infinito, perché tanto non dovete mettere a fuoco cose più vicine, le stelle sono sufficientemente lontane per permettervi una messa a fuoco su infinito, che è quel loghettino che è un 8 sdraiato che vedete sull'obiettivo. Ci sono molti obiettivi purtroppo che non hanno la ghiera, diciamo, che vi permette di vedere i vari numeri di distanza di messa a fuoco e l'infinito. Beh, quello è un po' un problema, anche se nella maggior parte dei casi è comunque possibile vedere il tipo di distanza dal display. Diversamente, se proprio non è possibile, e può capitare purtroppo, dovete, diciamo, ruotare la ghiera di messa a fuoco fino a fine corsa e poi andare un po' a tentativi per capire il punto esatto dell'infinito. È chiaro che in questo caso si aggiunge un livello di difficoltà veramente importante che potrebbe, come dire, farvi perdere molto tempo. Quindi magari fate delle prove prima di giorno, così siete più pronti, diciamo, per la sera. Potete fissare il punto di messa a fuoco con un piccolo segnettino, magari con dello scotch, ma comunque in questo caso, se fotografate in quelle condizioni, avete la mia stima, perché è molto molto difficile. Il secondo consiglio importante è quello di non muovere assolutamente per nessun motivo la fotocamera, e soprattutto sarebbe anche meglio non scattare utilizzando il tasto di scatto, perché nel momento in cui premete il bottone in realtà state muovendo la fotocamera, e su una lunga esposizione anche solo di 10 secondi può far la differenza e farvi venire una foto mossa. Due sono le soluzioni in questo caso. Il primo è un intervallometro o un telecomando di scatto remoto come questo, che si collega alla fotocamera e vi permette, questo essendo un intervallometro ha tante funzioni, ma permette anche lo scatto remoto, quindi di conseguenza potete premere qui e lo scatto parte automaticamente. Questo è un ottimo metodo per non toccare la fotocamera. Diversamente, se non avete un intervallometro o un telecomando di scatto remoto e nemmeno il wifi per controllare il tutto con l'app appunto per smartphone, potrete anche eventualmente impostare dal menu un ritardo di scatto, è una funzione presente nella maggior parte delle fotocamere, quindi con un ritardo di scatto di 3-5 secondi circa vi sarà possibile premere sempre delicatamente il tasto di scatto, allontanarvi con calma e dopo pochi secondi la fotocamera effettuerà lo scatto, quindi iniziare l'esposizione senza rischio di movimenti particolari. L'altro consiglio, il terzo, è una cosa che su cui veramente ci sono passato io, perché la primissima volta che ho sperimentato la fotografia notturna al Sacro Monte di Varese 10 anni fa, beh, comunque in quel caso ho fatto un grandissimo errore, cioè lasciare l'NR attivo. Che cos'è l'NR? È una funzione che è presente in tantissime fotocamere. NR sta per noise reduction, quindi riduzione del rumore. Come funziona? Voi fate uno scatto ad alti ISO e subito dopo lo scatto l'NR entra in funzione per cercare di, come dire, togliere il rumore elettronico alla foto, compensare un pochettino quello che secondo la fotocamera è un disturbo, quindi da togliere. Peccato, ragazzi, che a livello software ciò che viene riconosciuto come rumore sono anche le stelle, motivo per cui anche in post-produzione con programmi come Lightroom, Camera Raw, eccetera eccetera, è difficile togliere il rumore da una foto del genere, perché il software legge le stelle come grana, quindi, come dire, ve ne toglie un po'. Pertanto il primo punto fondamentale prima di scattare, oltre ai vari consigli che vi ho dato, è appunto togliere l'NR sulle lunghe esposizioni. Si chiama così di solito come funzione, anche perché obiettivamente è una funzione che richiede un sacco di elaborazione in termini di tempo, e quindi anche questo grava sul tempo che state investendo, sul sensore, eccetera, eccetera, eccetera. Toglietelo, che non serve a niente.
Il punto 4 tra i consigli preliminari, diciamo, per la fotografia notturna, ma dopo ve ne darò altri, capirete quali, è quello di bloccare l'ingresso della luce dal mirino. Ovviamente in questo caso dipende che fotocamera state utilizzando, ce ne sono alcune che hanno un, come dire, una specie di tendina che si attiva con il dito che blocca il mirino, e proprio a quello serve, perché la luce può entrare anche dal mirino. E se avete una piccola fonte luminosa alle spalle che però non vi dà fastidio per la foto, beh, tenendo il mirino, come dire, aperto, potrebbe entrare e quindi dar fastidio al sensore. Questa è una cosa che succede prevalentemente con le reflex, perché il sistema di specchi è ovviamente, come dire, analogico. Di conseguenza vi basterà tappare il mirino con la mano, oppure vendono comunque su Amazon e così via, nei negozi di fotografia, dei tappini proprio appositi per l'obiettivo, per il mirino. Ci sono alcune Canon addirittura che ce l'hanno integrato nella fascia, quella da collo, che è proprio quel pezzettino di plastica che si va a incastrare nel mirino e appunto blocca l'ingresso della luce per evitare di rovinarvi le foto a lunga esposizione. Ora, dati questi consigli preliminari, quale può essere l'attrezzatura migliore per fotografare le stelle? Sappiate che, come vi dicevo prima, l'attrezzatura tecnica e fotografica in questo caso fa la differenza proprio per il potenziale. Questo non significa che però se dovesse avere appunto una fotocamera APS-C allora non riuscirete sicuramente a fare foto, perché non è vero. È vero che le fotocamere full frame vi possono aiutare ad avere risultati migliori e quant'altro, però la fotografia notturna alle stelle è possibilissima anche con fotocamere full frame. Ma al di là di questo, il primo passo obbligatorio è un treppiede buono. Più che buono, direi, anzi stabile, che sia in grado di mantenere fermissima la vostra fotocamera anche in presenza di raffiche di vento. Motivo per cui vi sconsiglio di acquistare quei treppiedi da 20-25 euro su Amazon, perché non servono assolutamente a niente in questi casi. E vi invito, se la fotografia notturna è la vostra passione, eccetera eccetera, volete comunque migliorare o comunque fate un'altra paesaggistica, di investire in un treppiede un po' più costoso, anche sopra magari le 150 euro, per avere la massima stabilità. Non è necessario, ecco, vi faccio vedere con questi rumori della sedia assordanti, che questo è il treppiede che ho utilizzato per la maggior parte delle mie foto in notturna e con cui ci ho anche girato Moving States Venture into the Wilds, che è un mio cortometraggio di timelapse che ha anche delle parti di fotografia notturna. Timelapse sono sempre foto, ma anche questo lo vedremo in un altro video che farò. Però di base questo ghizzo, o gizzo come dicono alcuni, è un treppiede che non mi ha dato nessun tipo di delusione, che ha resistito alla lava vulcanica, che è in carbonio leggerissimo, però anche un esempio di treppiede che costa veramente tanto. Quindi se non lavorate con la fotografia, vi basta anche tranquillamente un Manfrotto B-Free, che va benissimo. Cercate magari di acquistare dei treppiedi che abbiano nella parte inferiore, nella gamba centrale, questo che, vedete, ve lo faccio vedere, è un blocco, è un gancettino che si estrae e serve per stabilizzare ulteriormente il treppiede. Quindi voi attaccate un peso a questa parte e il treppiede sta un po' più fermo. Non attaccate lo zaino, ragazzi, perché se no capiterà anche a voi, come la primissima volta che ho fotografato io, che mentre esponete vi serve qualcosa nello zaino, lo aprite, muovete il treppiede ed è tutto inutile. La seconda parte dell'attrezzatura fondamentale, al di là della fotocamera, che quella ovviamente dipende da quello che avete, quello che volete comprare e così via, sono le ottiche. Come dicevo prima, gli obiettivi luminosi e grandangolari sono perfetti per catturare una scena più vasta, ovviamente, qualora sia il vostro interesse, e avere la possibilità di ottenere degli ottimi scatti proprio perché sono ottiche luminose, e ce ne sono tantissime. Vi posso fare un esempio: questa è una Nikkor 2470 f2.8, che è perfetta, io l'ho usata per gli scatti che vedete qua dietro. E ovviamente mettendola a 24 mm f2.8 è già un fantastico utilizzo per la fotografia notturna. È chiaro che questa è una lente professionale costosa e ci sono le alternative a buonissimo mercato, come ad esempio questa Samyang, che è una 14 mm f2.8 lente fissa. Quindi fate solamente foto a 14 mm, alla regolazione del fuoco manuale con tanto di logo, diciamo, del, passatemi il termine logo, dell'infinito, che appunto vi permette di catturare delle foto veramente pazzesche, perché l'ho utilizzato anche per fotografia notturna. Ottimi, ottimi risultati a un costo quasi irrisorio, perché comunque 14 mm di Samyang costa meno di 400 euro ed è una lente che è veramente spettacolare.
questa 14 mm è per full frame, ma potete trovare, diciamo, dei simili per PSC, la versione comunque PSC di Samyang, che se non erro è il 10,5, sempre 2 f/2.8, quindi sempre luminosa, sempre prestante e ottima per PSC, oltre che più economica rispetto alla full frame. Oppure, se siete utenti Fuji e volete investire su una lente veramente veramente spettacolare, questa è la nuovissima 8-16 f/2.8, una lente spettacolare anche questa qui, ovviamente scattando 8 mm con una distorsione veramente ridotta in questo caso di questa lente. Beh, allora otterrete ancora più angolo di campo per foto ancora più spettacolari, molto luminose, quindi non è vero che se avete APS-C non potete fare in notturna, perché questa è un'ottima scelta, seppur un po' costosa rispetto alle altre, ma Fuji ha tantissime lenti APS-C, anche fisse molto luminose, ha dei 24 mm, 14 fisse, eccetera, eccetera, quindi comunque di scelta ce n'è veramente tanta di obiettivi. E ragazzi, non dimenticatevi, oltre a questo, delle batterie aggiuntive, perché se finite la batteria mentre state scattando, magari avete trovato una serie di foto che vi piace fare, continuare, volete andare avanti, beh, non avete possibilità, almeno in montagna, nella maggior parte dei casi, di ricaricare le batterie, sempre a meno che non abbiate una fotocamera che supporti la ricarica tramite USB con power, eccetera eccetera, però comunque il punto è: portatevi sempre una carica sufficiente per permettervi di scattare tantissime foto, perché veramente non si sa mai. E l'ultimo consiglio sull'attrezzatura che voglio darvi è più un trucchetto che un consiglio, cioè quell'accessorio che non è assolutamente fotografico e di cui magari ignorate l'esistenza, ma che può salvarvi la vita durante una foto notturna alle stelle. Se siete degli sportivi, sicuramente conoscerete questi accessori che vendono da Decathlon, su Amazon, in vari negozi. Sono delle piccole fascette che si scaldano, sono delle fascettine termiche, di solito servono per le mani, per le caviglie, per le gambe e così via. Ma soffermandoci su quelle per le mani, sono delle striscettine piccoline, rettangolari, bianche, che voi aprite, sbattete qualche secondo e diventano calde. Cosa serve questo? Per riscaldare le vostre mani? No, per riscaldare l'obiettivo, perché dovete sapere che nel momento in cui la temperatura esterna scende sotto il punto di rugiada, beh, la reazione fisica è, insomma, la lente si appanna. Questo è normale, può capitare con qualsiasi tipo di vetro, e questo è il motivo per cui potrebbe capitare che se lasciate la macchina, l'automobile, fuori, parcheggiata di notte in una situazione in cui la temperatura scende sotto, beh, allora trovate i vetri appannati. Questo è un fenomeno puramente fisico, che però non deve succedere in questi casi, perché diversamente qual è il risultato? Che voi state scattando con la vostra fotocamera di notte, state facendo le foto fighissime, ma si appanna tutto e di conseguenza rovinate tutta la serata, perché se anche solo provate a pulire comunque l'obiettivo con un panno, rimane sempre qualche residuo di umido, comunque è normale, che può rovinarvi la foto, la serata e tutto quello che consegue. Se però create un'aura di calore con queste fascettine, attaccandole con un elastico praticamente verso la fine dell'obiettivo, beh, con questa aura di calore non si appannerà l'obiettivo e di conseguenza riuscirete a continuare la vostra sessione. Ragazzi, questo trucchettino mi ha salvato una sessione di timelapse tantissimi anni fa, dove tutti gli altri ragazzi erano privi di queste fascettine che si scaldavano, io invece ero tranquillissimo, loro hanno rovinato tutti i timelapse e io ce l'ho fatta. Questo trucchettino, questo accessorio che vi ho appena descritto, serve appunto a spiegarvi uno degli imprevisti che potrebbe capitare nella fotografia notturna. Ve ne ho detti tanti altri in realtà nel corso di questo video, che sarà già lunghissimo, ma perdonatevi, sono sicuro che sia una cosa che vi interessa tantissimo. Beh, comunque uno dei problemi che si può verificare è la lente che si appanna, il treppiede che si muove, un animale che passa, vi fa muovere la fotocamera, ve la fa cadere, spero di no per voi. Ma c'è un altro problemino che potrebbe verificarsi di notte. E sto parlando di un oggettino piccolino, forse l'avrete notato, magari se siete usciti qualche volta di notte a guardare il cielo, c'è questo satellite, no? Piccolo, no? Si chiama Luna, ed è presente in cielo tutte le notti, e la Luna cosa fa? Luce. Luce, tantissima luce, che dà fastidio alle vostre foto, al tal punto che esponendo per diversi secondi, beh, le foto diventeranno bianche e di conseguenza inutilizzabili, o comunque la quantità di stelle presenti nel cielo sarà visibilmente minore, sempre per quel motivo che vi ho spiegato all'inizio del video, l'inquinamento luminoso. Quindi questo è importantissimo e dovete capire quando potrebbe essere il giorno utile per uscire a fare foto
nel momento in cui non c'è la luna in cielo o comunque è presente in una piccola porzione, piccola parte, tanto da non infastidirvi, e per scoprirlo potete farlo tranquillamente su Google, seguendo le fasi lunari, con migliaia di applicazioni disponibili per smartphone che vi dicono, vi fanno proprio vedere le varie fasi lunari, quando c'è la luna, quando non c'è, quando è calante, eccetera, eccetera, quando è crescente. Questo vi fa capire il tipo di fotografia che andrete a fare, e ovviamente senza luna nel cielo ci saranno delle foto pazzesche che potete ottenere senza troppi sforzi, a meno che ovviamente, come vi dicevo prima, non avete l'attrezzatura giusta. E ragazzi, nell'attrezzatura giusta c'è anche il vestiario, comunque ciò che serve per mantenervi al caldo, perché per fare la fotografia notturna seria non solo dovete andare in montagna a 800 milioni di miliardi di metri di chilometri di altezza sopra l'asse terrestre, sopra, però dovete anche coprirvi, perché ovviamente fa freddo. Io ho fatto tantissime notti fuori a meno 10, meno 15, immobile. Questo significa che la temperatura percepita è anche più bassa sul vostro corpo, perché siete fermi, completamente immobili. E poi, se ci aggiungiamo il fatto che magari c'è anche un po' di umidità perché siete in un prato, cose del genere, beh, è un disastro. Quindi ragazzi, guanti, triple calze, tute, cose, qualsiasi cosa che possa tenervi al caldo, oltre ovviamente a un bel thermos di tè che non fa mai male, lo tenete al caldo, lo bevete ogni tanto per scaldarvi e stare meglio. Se poi volete rendere la vostra avventura ancora più spettacolare, beh, una tenda, una coperta. Però attenzione con le coperte, non fate questo errore come l'ho fatto io, perché mi sono portato una coperta termica una volta, mi sono coperto e sono stato benissimo al caldo, c'erano 20 gradi sotto quella coperta termica, poi però a un certo punto sono dovuto andare a controllare la fotocamera e, scoprendomi, mi sono ghiacciato completamente. Ci potrebbe essere un altro problema che vi impedisce di fare una corretta foto alle stelle, alla Via Lattea e così via, cioè quello in cui avete l'attrezzatura perfetta, lo zaino perfetto, le coperte, il termico, quello, quell'altro, quest'altro, tutto perfetto, non c'è la luna, ma ci sono le nuvole. Nuvole che si interpongono come ostacolo tra voi e il soggetto, quindi le stelle, le viatte e così via, che effettivamente vi impediscono di fare una foto corretta. Mi è capitato tantissime volte, purtroppo, di appunto trovarmi le nuvole, perché è tutto un po' scuro, le stelle non si vedevano molto. Quindi in questo caso, ragazzi, l'unica cosa per risolvere la situazione è andare a casa. Non c'è nient'altro da fare, andate a casa e riprovateci il giorno dopo, sperando che poi non sia troppo tardi per la luna. Insomma, non è facile trovare il momento giusto. C'è un ultimissimo trucchetto che però vorrei dirvi prima di concludere il video, che vi sarà particolarmente utile per, come dire, capire al meglio come scattare le foto alle stelle. Perché potreste comunque, io, se vi ricordate all'inizio del video, vi ho detto che il tempo di esposizione è una variabile sulla base di che cosa? Vi ho dato un range, quindi 15 secondi, 20, 25, 30, ma non vi ho dato una risposta definitiva. Questo perché serve una regola chiamata regola del 600, che vi aiuta a fare uno scatto perfetto calcolando, matematicamente parlando, e ragazzi, io che vi parlo di matematica già di per sé è un evento pazzesco, però appunto vi serve per calcolare correttamente il tempo di esposizione basando appunto i vostri calcoli sul sensore, sull'obiettivo utilizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché se sbagliate il tempo di esposizione potrebbero le stelle venire leggermente mosse. Questa non è proprio una cosa bellissima da vedere, perché o fate uno star trail, quindi lasciate le stelle, che vi spiegherò in un futuro tutorial, oppure dovete cercare di fare le stelle ferme senza che siano delle linee, devono essere dei puntini, se no non va bene. Per fare questo appunto vi viene in aiuto la regola del 600, che fondamentalmente è 600 diviso la focale che utilizzate nel vostro obiettivo uguale tempo d'esposizione. Facile, no? Bene. Prendendo per esempio l'obiettivo 24-70 f2.8, scattando a 24, bisogna fare 600 diviso 24, che è uguale a 25. Quindi 25 sono i secondi che servono per fare una foto notturna con le stelle regolarmente, con 24 mm di quest'ottica o di qualsiasi altro 24 mm. Un esempio è alle mie spalle, questa qua è fatta a 25 secondi d'esposizione f2.8 ISO 3200 in questo caso. Attenzione però, questa regola è valida se avete un sensore full frame o comunque un obiettivo full frame, come appunto il caso del 24-70 Nikkor o il 24-70 Canon, chi per esso. Se invece avete un obiettivo APS-C o ancora peggio micro 4/3, beh, allora le cose cambiano, e questo è il momento in cui
pensate, ah, ma io la regola del 600 l'avevo letta come regola del 400. Quelli non sono numeri casuali, sono numeri che vi aiutano a calcolare perfettamente l'esposizione basandovi sul fattore di crop della vostra ottica, perché diversamente dovesse fare 600 meno il appunto i millimetri a cui la focale a cui state scattando, calcolando poi anche il fattore di crop di 1,6, 1,4, 1,5, quello che, insomma, diventate assolutamente pazzi. E per questo motivo i geni matematici dietro la fotografia degli anni, secoli scorsi, sono riusciti a trovare questo trucchetto che dice che se avete un sensore PSC Nikon, quindi con un fattore di crop 1,5, che è lo stesso praticamente di Sony, beh, allora la regola dice fai 400 anziché 600, quindi 400 fratto la focale uguale al tempo di esposizione, mentre se avete un'ottica PSC Canon, di cui il fattore di crop è 1,6, beh, allora il numero che dovete usare è 375. Allo stesso modo, se avete un MFT, ovvero micro 4 terzi, micro 4 thirds, come dicono in inglese, beh, allora il valore di riferimento è 300. Quindi usate una Olympus, una Panasonic GH4, GH5, GX, quello è, beh, allora quello è appunto il valore 300, che sarà 300 fratto, insomma, anche questo lo sapete già. Questo trucchettino è molto importante, come dicevo prima, per avere delle foto correttamente esposte. Il risultato è appunto il tempo di esposizione da utilizzare, unitamente ovviamente a un diaframma molto aperto o aperto il più possibile per la vostra ottica e degli ISO sufficientemente alti in base sempre alla fotocamera, al sensore che utilizzate, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione però, non prendete la regola del 600 e derivati come legge, verità assoluta o cavolo non sbaglierà mai, perché non è così. Ahimè, ci sono delle motivazioni molto scientifiche, molto tecniche, che potrebbero in qualche modo non permettervi la giusta riuscita della foto, e i motivi sono che non lo so, perché sono veramente robe molto scientifiche, molto, se ci sono degli scienziati tra di voi vi prego aiutatevi a comprendere in maniera più basilare, senza termini pazzescamente difficili, il motivo per cui in alcuni casi potrebbe comunque capitare che le foto vengono un po' mosse nonostante si rispetti la regola del 600 derivati, però potrebbe capitare. La buona notizia che vi posso dare è che in quel caso non dovete sentirvi troppo male, perché già sarà un ottimo risultato il fatto di essere riusciti a esporre correttamente la totalità della scena di un paesaggio notturno, delle stelle, delle Via Lattea, quindi già riuscirete a ottenere un ottimo risultato, anche se magari c'è questo problemino tecnico che si basa sull'ottica, sull'emisfero, sulla zia, la nonna, il gatto, eccetera, eccetera, che appunto potrebbe essere una variabile comunque da calcolare. Come sempre, se avete domande, dubbi, angosce, perplessità, eccetera, eccetera, riguardanti la fotografia notturna, questo video, eccetera, eccetera, beh, potete fare sempre domande qui sotto nei commenti, potete iscrivervi al canale per non perdere i vari video, soprattutto i vari video, io ho detto, ragazzi, soprattutto il futuro tutorial che farò sullo Star Trails e sulle altre varie tecniche fotografiche notturne che potrebbero appunto interessarvi anche maggiormente di questa, guide appunto più avanzate, e chissà che un giorno magari vi porterò finalmente anche sul canale un tutorial dedicato ai timelapse, parlando di come ho realizzato i miei vari cortometraggi, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, comunque rimanete sempre qui sintonizzati su Italia, sul mio canale YouTube, così non perderete tutti i vari video che usciranno sempre almeno una volta a settimana, cascasse il mondo. Ecco, adesso l'ho detto e niente, si chiude il sipario e adesso cascherà il mondo, perché ho detto che, insomma, i video usciranno sempre con cadenza regolare, mi ammalerò, ecco, questo è il mio destino.